Vediamo quindi quelli che sono i tre principi di gioco di Unai Emery e che voglio portare alla tua squadra. Partiamo con il primo, con la costruzione gioco M in uscita. Abbiamo visto nel video che la costruzione di gioco del Villarreal di Unai Emery ha una particolarità, che durante l'uscita ha questa forma AM, con il terzino, per esempio, che va ad attaccare lo spazio esterno e quindi va a seguire questa linea per poi attaccare uno spazio. L'esercitazione che ho creato l'ho messa sotto forma di warm-up, quindi come riscaldamento tecnico, per esempio. Quindi la puoi utilizzare come riscaldamento inserendo però questo principio di gioco, quindi questo tipo di costruzione. L'ho così posizionata: due difensori centrali, i due terzini, i play, le due mezze ali e i tre attaccanti. Quindi l'uscita AM prevede passaggio, 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 palla nello spazio. Vedi come c'è uno come inizio del riscaldamento, quindi la M in questo modo, però la chiusura di questa parte con il movimento nello spazio. Però per riuscire a fare partecipare tutti i giocatori quasi contemporaneamente, perché poi c'è il secondo movimento, parte dal lato opposto, quindi non è in contemporanea. Cosa facciamo? Ho messo i tre attaccanti, un lavoro di uscita tra i paletti, tra la speed ladder e tra i paletti, e quindi c'è qui in questo caso passaggio, passaggio, play, apertura al terzino, gioca palla alla punta, gioca palla, scarico, apertura. E ricevuta palla qui l'esterno. Una volta ricevuta l'esterno, l'esercitazione finisce e quindi riparte da questa parte con la stessa modalità. Quindi centrale, terzino, mezzala, play, spazio, terzino, punta sale, gioco, gioco, il play viene a prendere la palla, apertura, esterno, riceve palla e finisce il giro. La seconda esercitazione va a riprendere quello che è il principio di gioco dell'attacco dei due attaccanti contro tre, quindi della gestione della superiorità posizionale che non quella numerica. E vediamo come l'esercitazione parta con il portiere che va a fare un lancio lungo verso le due punte contro i tre difensori, le quali dovranno scaricare e attaccare. Quindi lancio, scarico e attacco. Scaricheranno sui tre difensori che giocano con loro e i tre difensori dovranno cercare la palla in profondità. Poi riparte il portiere, gioca la palla, la stessa cosa per le due punte, scarico per i difensori, palla in profondità. Questo è il primo step. Il secondo step prevede che nel momento in cui i tre difensori dovessero recuperare subito palla sul lancio del portiere, allora la prima giocata dovrà essere verticale per le due punte che dovranno andare a attaccare lo spazio per andare a fare gol. Vediamo quindi il terzo principio di Unai Emery che potrai portare alla tua squadra. Vediamo come sia proprio l'abbassamento degli esterni in situazione di 6 contro 4. Questo succede soprattutto quando viene giocata una palla sull'esterno. La linea difensiva non si vuole rompere, non si vuole aprire, allora l'esterno difensivo si abbassa e va a creare questa linea con l'altro esterno difensivo di 6 contro 4, cioè i 4 difensori più i 2 esterni. Vediamo come questa esercitazione vada poi a coprire tutto quello che ho appena detto, cioè inizialmente c'è una situazione di 7 contro 6 a favore della squadra rossa, con i rossi che giocano con i tre attaccanti posti esternamente. Nel momento in cui i blu dovessero recuperare palla e vanno ad attaccare l'area, devono giocare palla esternamente, ma nel momento in cui giocano esternamente, gli esterni si abbassano per uno contro uno, formano una linea 6 e sarà giocata la palla come esterna, quindi 6 contro 4, che sono o i tre attaccanti più l'esterno, o due attaccanti più una mezzala che subentra. Quindi questa è la situazione che si vuole andare a ricreare, pensando a quello che è il principio che una volta persa palla e la squadra avversaria la recupera e va a contrattaccare, il Villarreal si pone con quattro difensori più due esterni che vanno a comporre questa linea a sei giocatori.
Riassumiamo quindi tutti e tre i principi di gioco del Villarreal di Unai Emery e come poterli portare alla tua squadra. Siamo partiti con la costruzione del gioco con la M in uscita, quindi abbiamo visto questo warm-up tecnico dove andiamo a utilizzare tutti i ruoli partendo dal difensore centrale, terzino, play, terzino, punta, play, esterno e poi finisce l'esercitazione e parte dall'altro lato. Il secondo principio che vogliamo utilizzare è lo sfruttamento della superiorità posizionale e non quella numerica, quindi anzi anche in inferiorità numerica, per andare proprio a sfruttare questa palla verticale che nell'esercitazione nasce dal portiere, ma che poi all'interno della stessa, sul recupero palla, si va ancora a verticalizzare e andare ad attaccare lo spazio con due attaccanti contro tre difensori. Chiudendo con questa situazione difensiva, che però nasce da una situazione offensiva perché la palla parte dal portiere che gioca per il possesso per la squadra rossa, come vi ho detto, in situazione di 7 contro 6 più 3 giocatori esterni, e l'esercitazione, quale principio va a cogliere? Cioè quello dell'abbassamento degli esterni sulla linea dei 4 difensori per andare a tenere il reparto difensivo chiuso, stretto e esternamente dare questo 1 contro 1 agli esterni offensivi. Anche per i principi di gioco di Unai Emery è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!